In merito ad Ilva, non sono stati considerati soddisfacenti da questo governo il piano occupazionale e il piano di tutela ambientale. Questi due temi sono stati anche il motivo per cui i sindacati ad un certo punto si sono rifiutati di andare avanti con la trattativa con ArcelorMittal. Sono state richieste al riguardo maggiori garanzie al gruppo ArcelorMittal, con il quale c'è un approfondimento costante in queste ore tra i tecnici del Ministero e i loro tecnici, perché gli abbiamo chiesto delle controproposte. Ma non c'è il rischio che poi ArcelorMittal si ritiri così? Ma io sto avendo una buona interlocuzione con ArcelorMittal in questo momento e con un rapporto molto franco e molto onesto ci stiamo dicendo quello che va e quello che non va. Quindi da questo punto di vista io mi permetto soltanto di dire che non ci sono oggi atteggiamenti o comportamenti da parte dell'azienda che minacciano queste cose, insomma, anzi. Stiamo anche approfondendo ulteriormente la regolarità della procedura di aggiudicazione, che fa parte di quelle 23.000 pagine famose che ho citato anche troppo. Soprattutto a seguito di varie segnalazioni pervenute, tra cui la più autorevole, in ultimo, è quella del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. In queste ore abbiamo provveduto a inviare tutte le carte all'ANAC affinché faccia le dovute verifiche sulla procedura di aggiudicazione. Non voglio assolutamente condizionare l'operato dell'ANAC, quindi mi limito semplicemente a dire che ho segnalato una serie di questioni che erano state evidenziate nella fase di valutazione delle 23.000 pagine dai miei tecnici e che poi sono state anche avanzate con lettere, istanze, l'ultima quella del governatore Emiliano, che vedono alcune presunte irregolarità nella procedura di gara. Qui il tema è che la vendita o la svendita di nostri asset strategici in questi anni è stata vissuta come un modo per liberarsi di un peso. Ai governi precedenti gliene fregava il giusto di a chi si vendesse l'impianto. Gli interessava togliersi la patata bollente dalle mani. Però in mezzo c'è la macelleria sociale, ci sono i posti di lavoro, ci sono i manager che perdono il posto, ci sono i dipendenti, ci sono asset produttivi sui territori che vanno via. Quindi sono azioni di alta responsabilità. Io come governo e come membro del governo devo garantire che tutto sia in regola. Piano ambientale, piano occupazionale, piano finanziario e gara di assegnazione. Mi scusi,